Da serie televisiva si è trasformata nel giro di un decennio in fenomeno sociale, culturale e di costume, attraverso il racconto della vita sul set di una soap opera di quart'ordine, ha raccontato vizi e peccati dell'Italia berlusconiana, attraverso la pungente ironia di tre audaci autori, Giacomo Arrapico, Luca Vendruscolo e Mattia Torre, che proprio oggi avrebbe compiuto 49 anni. Siamo tutti Boris è l'ultimo lavoro di Gianluca Cherubini e Marco Ercole, che scrivono un lungo e divertente diario di bordo della serie cult attraverso le parole e gli aneddoti di chi di quell'esperienza ne è stato protagonista, dai produttori agli autori, dal cast agli ospiti speciali, per concludere con una guida analitica puntata per puntata dei protagonisti dei 48 episodi che compongono le tre fortunate stagioni della serie televisiva. La genesi di questo libro è un messaggio di Gianluca Cherubini inviato a settembre al sottoscritto in cui diceva: Marco, ho fatto un sogno e ti devo raccontare questo sogno. Io stavo lavorando e ho fatto: va bene, appena stacco ti chiamo e mi racconti. L'ho chiamato e lui mi ha detto: ho sognato che avremmo fatto un libro insieme su Boris e l'avremmo chiamato Siamo tutti Boris. Ovviamente c'ha un senso il Siamo tutti Sì, Boris. anche perché con Biblioteca Edizione avevamo portato avanti sia io che Marco una collana cinematografica, io con Carlo Verdone siamo tutti compagni di scuola, Marco con Lino Banfi siamo tutti allenatori nel pallone, quindi ci sembrava giusto chiudere con una nostra passione comune, ovvero Boris. Quello che è accaduto sul set degli Occhi del Cuore in Boris, lo possiamo trasportare in ogni ambito lavorativo, negli ospedali, in un ufficio statale, sono situazioni che capitano quotidianamente a chi si avvicina al mondo del lavoro, soprattutto nei primi periodi, e noi lo raccontiamo anche un pochino nel libro all'inizio quelle che sono state le nostre avventure, disavventure nel mondo del giornalismo. Facciamo un parallelo anche con le vicissitudini che abbiamo vissuto nel nostro ambito, che è quello giornalistico, e che sono facilmente ritrovabili anche nelle puntate di Boris. Ma c'è veramente tutto. Gli autori, Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico, e li ringraziamo tantissimo di questo, lo hanno definito la Bibbia di Boris, perché c'è veramente qualsiasi curiosità, qualsiasi retroscena, un lavoro incredibile svolto in 7-8 mesi, non di più. Però ringraziamo chiaramente tutti loro per la collaborazione. Un motivo importante per comprare questo libro è il fatto che parte dell'incasso sarebbe voluto ad Antea, che è una fondazione che si occupa di stare vicino ai malati oncologici, e che è stata vicino anche a Mattia Torre, a cui abbiamo dedicato il libro, quindi penso sia una causa importante. Le oltre 400 pagine del libro, edito da Biblioteca Edizioni, contengono aneddoti, curiosità e racconti sull'intera produzione, dalla genesi al successo inaspettato. Assomiglia molto anche a quello che ho vissuto con i miei compagni di viaggio su Romanzo Criminale. Nessuno si aspettava quello che poi è successo. Anzi, in realtà eravamo molto spaventati. Era stato fatto un film molto bello con degli attori bravissimi. Pensavamo che ci avrebbero aspettato con i fucili puntati e che avrebbero usato tutte le munizioni. Per cui per Boris è successa la stessa cosa. L'unica differenza è che con Boris io ero con i miei amici storici e noi, quello è il nostro umorismo, è l'umorismo che abbiamo portato anche in televisione, è l'umorismo che faceva ridere noi. Poi se avrebbe fatto ridere anche gli altri, che chi lo sa. Secondo me, innanzitutto, ha stupito la sincerità. Poi, perché quel genere di umorismo schietto e che comunque, grazie al set di Boris, è stato poi invece messo, c'è stata la possibilità di mettere sul palco l'Italia, i problemi dell'Italia, le debolezze dell'Italia, le stranezze, tutte, diciamo, le caratteristiche di questo nostro paese a forma di stivale, ha reso quello che è successo, insomma. Mi hanno regalato un diario dove ci sono tutti i racconti, tutte le dediche dei miei compagni di scuola, dei miei amici storici, e per cui
stata una lettura divertente, godibile. Questa cosa l'ho scritta anche a loro, perché c'è un po' la nostra storia. E ritrovarsela scritta in un libro comunque fa piacere, fa impressione. È strano. L'introduzione del libro dedicato proprio a Mattia Torre è affidata a Walter Veltroni, la prefazione di Antonio Di Pollina, il cui nome è riecheggiato anche nella serie, e la post è del Trio Medusa, che non può far altro che ammettere che, volenti o nolenti, dicono, siamo tutti Boris.